e coinvolgi chiunque tu voglia, i passanti, i parenti, cani, gatti, amici, anche i nemici vanno bene, per questa occasione vanno bene tutti, portali tutti in piazza. Domenica mattina in piazza del Plebiscito partirà la settima edizione di Race for the Cure, la manifestazione sportiva organizzata da Comen Italia che promuove la prevenzione dei tumori al seno. Sono in programma una corsa di 5 km e una passeggiata di 2 km aperta a tutti. Prevenire e vivere, perché se si previene si evita proprio il male. E quest'anno partiremo da Piazza Plebiscito il 15 ottobre. L'importante è comprare i biglietti su www.racefordcure.it e poi partecipare, partecipare, partecipare. Dobbiamo essere una Napoli tutta in rosa quel giorno per poi passare una staffetta simbolica a Mercogliano, a Capua, alla Reggia di Caserta e a Salerno. La squadra Unina Corse, squadra corse della Federico II, sarà presente il 15 ottobre a Piazza del Plebiscito per portare avanti la mentalità della prevenzione, soprattutto nei giovani. Questo è un messaggio che ci teniamo a portare avanti. Saremo circa 80 ragazzi e correremo. Speriamo davanti a tutti. Associata alla corsa, sabato 14 e domenica 15 sarà in città la carovana della prevenzione, un gruppo di unità mobili su cui sarà possibile effettuare gratuitamente attività di prevenzione e screening per le principali patologie femminili. Con Comen, col Comune di Napoli, noi siamo già partiti con la campagna regionale Mi Voglio Bene, i sabati dello screening dell'ASL Napoli 1 Centro, e queste, ogni occasione è buona per arrivare nelle piazze, nelle strade ed offrire diagnostica diretta a tutte le donne che, rivolgendosi a noi con stima e fiducia, e noi le ringraziamo, fanno anche del bene alla loro salute. L'iniziativa ha il patrocinio del Comune di Napoli. Per iscriversi alla corsa con una donazione al progetto basta visitare il sito www.racefordcure.it. Vogliamo dimostrare che innanzitutto teniamo alle nostre donne e soprattutto che le donne e quelle donne che hanno grandi difficoltà dal punto di vista purtroppo di salute possono attraverso lo sport risollevarsi. Ci sono studi che dimostrano che attraverso lo sport si possa anche combattere addirittura il tumore al seno, e quindi quale messaggio ci può essere più bello davvero di questo, dove vedremo correre queste donne, tante delle quali purtroppo hanno combattuto, stanno combattendo questo brutto male, ma hanno comunque la forza di reagire e attraverso lo sport riescono davvero a trovare un riscatto e a trovare spesso e volentieri anche la guarigione. Saremo lì a Piazza del Plebiscito e si correrà. Chi non vuole correre passeggerà, chi non vuole passeggiare starà fermo, ma bisogna starci però. Bisogna esserci.